Quella varata ieri è la quinta manovra economica approvata ad Atene in meno di 2 anni. Prima il governo socialista di Papandreou, ora quello semitecnico di Papademos, hanno scaricato sul paese una raffica micidiale di tagli alla spesa. 40 miliardi di euro in tutto, un'enormità per una nazione di queste dimensioni. Le misure decise ieri comportano il licenziamento di 15.000 dipendenti pubblici e saranno 150.000 in meno entro 3 anni. La spesa per i farmaci verrà tagliata di 1 miliardo, mentre viene drammaticamente ridotto il salario minimo, che scende a 580 euro lordi al mese. Una cura che davvero rischia di ammazzare il malato, perché più si va avanti nella politica voluta da Merkel e Sarkozy e imposta dalla troica Unione Europea, BCE e Fondo Monetario, più il paese si avvita nella povertà e nella recessione. Eppure, nonostante queste misure, o forse proprio per colpa di queste, falliscono clamorosamente anche gli obiettivi di bilancio che dovrebbero essere raggiunti. Il deficit continua a salire, il debito pubblico è schizzato ormai al 160% del PIL. L'unica voce che continua a crescere spaventosamente nel bilancio di Atene sono le spese militari. Berlino e Parigi, le stesse che hanno imposto alla Grecia questa tremenda cura da cavallo, hanno fatto affari d'oro per la loro industria bellica quando ad Atene governava il centrodestra. Poi il socialista Papandreou avrebbe voluto rinegoziare i contratti, ridurre le spese militari. È stato fatto fuori, la lobby delle armi ha vinto e il tecnico Papademos ora ha deciso che la Grecia, che non ha soldi per pagare le pensioni, possa spendere quest'anno 7 miliardi in armamenti. Il 20% in più rispetto all'anno scorso, comprandoli da Francia e Germania.